Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella... partito il volante. 299esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, oggi siamo ancora qui col nostro bellissimo 560. Non so ancora quanto lo terremo questo camion qui, ma... comunque va benissimo, cioè non ci sarebbe bisogno di cambiarlo. Però sapete che a me piace espandere l'azienda. Per cui, fatemi un attimino solo controllare che io abbia su tutti i camion degli autisti. Sì, perfetto. Perché zero? No, scusa, fammi capire. Perché gli Scania di RJL mi fruttano zero? No, aspetta. Io mi ricordo che questa qui mi guadagnava 58. Giorno 58. Adesso che giorno siamo? Vabbè, questo non... Ah, proprio Volvo FHT. Ma cos'è che gli operai non guadagnano più? Comunque ragazzi, abbiamo Squirrel che ci guida il Volvo. Questo è da Squirrel Nuts. Vabbè. Infatti, Paul. Perfetto. Proviamo a trasferirli. Gli trasferiamo anche il camion. Era il Volvo. Trasferisci. Proviamo a trasferirli perché... Sinceramente... Non so quale sia il problema. A questo poi gli ho dato un signor camion. E non capisco il perché. Questo lo sposto dov'era? Qui. Ora lo sposto qui. E quest'ultima dovrei avere tutto. Per cui guardiamo i camion. Ah, i camion. Trasferisci. Chi è che non ha un camion? Questo non ha un camion. Li sto mettendo un po' a caso, eh. Gestione. Ok, ce l'hanno tutti. Ora vediamo un attimino. Mi sembrava che i soldi andassero su più lentamente. Ho detto, boh, sarà un qualcosina. Invece è proprio un problema di autisti che non vanno più. Mi dà da dire sta roba che non si sia buggato ancora una volta il profilo. Mi sembra strano, che si sia buggato il profilo. Per gli operai qua. A meno che non sia quella mod che ho messo io che va a modificare qualcosa con gli autisti. Con la mod, diciamo, del tempo degli autisti. Guardate che gli autisti non dovrei aver modificato nulla. E vabbè, niente ragazzi. Allora, sta puntata di cosa parliamo? Boh, non lo so. Parliamo che abbiamo fatto 2272 km e siamo sopra un quarto di gasolio, Siamo sui due terzi di gasolio. No, sopra un terzo, abbiamo ancora un terzo di gasolio. Cavolo di pedaggio, vedo che dovranno metterli da delle altre parti, no? Pensavo quello lì fosse passato. Porca miseria. Ho detto quello lì, gli si è aperta la sbarra, se ne va. Avevo calcolato di passarci. Vai, vai, però. Cosa fa? Quante volte lo prende il biglietto? Andiamo. 1 Milano-Torino. Noi abbiamo 4 ore e mezza ancora da fare. Abbiamo 4 ore e mezza. 4 ore e mezza. E nulla. Sinceramente oggi non so di cosa parlare. Di cosa potremmo parlare? Ah, ma avete detto un cavolo. Aspettate che prendo il telefono e vado a vedere, non mi interessa. In realtà non si usa il telefono alla guida, ma per quanto il simulo io la realtà si può anche usare. Mi avevate chiesto di parlare di qualcosa, ma proprio no, i miei video. Notifiche. Mi avevate detto se potevo parlare di una roba. Allora, devo
parlare al man. Uno mi ha chiesto il man. Il man secondo me è un buon camion, cioè cabina è grande. Ora, motore sinceramente non lo so, però cabina è grande, grande. Dentro non so l'ultima serie, come vi ripeto, ma dentro appunto è spazioso. Non so bene come è fatto qui tutto quanto, perché quello che mi ricordo io era un TGX, ma non era di, c'era, aveva parecchio, oramai sarà, avrà almeno, forse neanche, anche un po' di più di 10 anni, quello che dico io. Per cui sinceramente non lo so. Comunque non è un brutto camion il man, secondo quello che vedo io. Del motore, ah ecco, mi avevate chiesto del motore, di quanti chilometri può fare un camion. Allora, per quanto riguarda il motore, i chilometri, io vi parlo di Scania testati fatti sul mio, sul vecchio, ne aveva sul Serie 4 un milione e circa un milione e mezzo. E come avevo detto, ma forse l'avevo già detto, sì, l'avevo già detto, ma forse anche due volte l'avevo già detto, non lo so. E non si è mai rotto nulla. L'unica cosa, l'unica, mai nient'altro, che si è rotto è una valvolina del freno motore. Proprio una roba da niente, che ci credo, 1.500.000 chilometri. Può anche, ora non vi sto a dire i chilometri giusti, perché oramai sono degli anni, sono parecchi anni sinceramente. Sono 2017, 16, 15, 14, 13, 12, saranno 6 anni circa. E su questo qui, il 560 diciamo, sui 570.000 chilometri, va perfettamente insomma. Quindi un camion, se gli fai fare, se li fai bene, che non tiri troppo le marce, insomma, guidare in modo normale, che gli fai bene, un camion arriva tranquillamente a 2 milioni di chilometri, ecco. 2 milioni di chilometri non sono un problema per il camion, a differenza della macchina. Già una macchina a 200.000 chilometri sono tantissimi. Sì, va bene, grazie. Il camion no. Il camion va, vabbè, è fatto per andare. Non puoi cambiarlo dopo 100.000 chilometri. Cambieresti un camion ogni, più o meno una media, quanto potrà essere? Forse meno di un camion all'anno. Meno di un camion all'anno. Per cui potete capire che non può essere, non può essere 100.000 chilometri altro che un camion all'anno. Per quanto riguarda i motori, per quello che vi posso dire io, il motore ovviamente c'entra con i chilometri. Ora, per andare a ribattere sul fatto che non mi piacciono gli Iveco, un Iveco a 2 milioni di chilometri, se, e sottolineo il se, ci arriva dopo 300.000 volte che è stato in officina all'Iveco. Perché a parte tutta la meccanica, anche come motore non è assolutamente affidabile. Io vi parlo, Scania e Volvo sono i due motori più affidabili. Come motori, i motori più grossi di cilindrata fanno anche meno fatica di, e quindi diciamo hanno anche meno usura rispetto a un motore. Per esempio lo Scania R730, che è un 8 cilindri 16.000 di cilindrata, rispetto al Volvo 750, sempre 16.000 di cilindrata, ma attenzione, 6 cilindri, fa meno fatica e soprattutto meno usura del motore, perché per fare la stessa compressione, cioè per fare la stessa potenza, i cilindri del Volvo devono, insomma, essendo 2 cilindri in meno, e vuol dire
Devono lavorare di più, ovviamente. E quindi il carico che è sui due cilindri in più dello Scania, nel Volvo si ripercuote tutto sui 6 cilindri. Ovviamente consumano meno perché avere 2 cilindri in più, scusate, come Scania e Volvo, uguale, parlo di Scania ma è anche uguale al Volvo perché adesso i Volvo nuovi sono 13.000 di cilindrata. Prendere un R490 o prendere un R520 che hanno la stessa identica potenza quasi, la coppia cambia. Attenzione, coppia cambia. Però diciamo che come cavalli sono lì. Potremmo anche fare il 490 al 500, però 500 euro 5 per cui sarebbe un po' un problema. Comunque, facciamo anche tra 490 e 500. Fossero tutti e due euro 5, euro 6, euro quanto volete. Mettiamoli a pari due motori così c'è un po' di ignoranza. Praticamente il 490 per sviluppare 490 cavalli su 6 cilindri con 13.000 centimetri 3 e ciao con 13.000 centimetri cubici di cilindrata deve fare più fatica rispetto a sviluppare 10 cavalli in più però con 2 cilindri in più e 16.000 di cilindrata, per cui saranno anche meno soggetti a usura, come vi ho detto prima, questi motori più grossi. Infatti, se ci fate caso, molte volte si vedono motori più grossi rispetto, magari chi deve fare tanta strada non va a comprare Scania R420 o chissà che altro camion con motori piccoli. Si va a comprare dai 500 cavalli in su, magari nelle motrici, trasporti leggeri, lasciamoli un attimo perdere. Però in genere si fa per appesantire meno, diciamo, il motore, per quindi avere appunto ancora meno usura e basta, ecco. Quindi è questo un po' che cambia dei motori. Poi, come vi feci vedere un po' di tempo fa, se noi andiamo a prendere i motori Scania, come vi ho detto prima, 490 e 500, magari anche Euro 5, eccoli qua, 490 Euro 6, 2550 Nm di coppia. Il 500 Euro 5, se non andiamo a prendere gli altri che sono ancora meno, sono 2500 e sono quindi motori più grossi. Con a parte, vabbè, appunto, questo qui è un Euro 6. Se noi andiamo a prendere il 520, dov'è qui? Beh, 2700, una copia mostruosa per questo motore qui, per un 520 cavalli che si trova esattamente qua. Che se noi andiamo a prendere il 2500, quant'è questo? 2700, 2700 ce li ha un 560 Euro 4, un 560 Euro 5. Quindi sviluppa più cavalli, ecco. Mamma mia, che copia. E praticamente, quindi, anche questo, tornando un po' ai discorsi dei motori, diciamo, piccolini. Il 410 Euro 3, 2000 Nm di cilindrata. Andiamo a prendere il 410 Euro 6, 2200, a differenza di 2100, 2000, 2150. E vabbè, qui cambia un po' poco, però sono motori piccoli, non è che si può pretendere così tanto. Ma 440 euro 6 e 480 euro 4, vedete? 2300-2400, cambia di 100 Nm e sono 40 cavalli in più, ecco. Comunque anche se andiamo a prendere qui tra 5... dov'è? Questi qui, mi riferisco a questi perché penso che siano dati corretti, ecco. Penso che almeno su questo si ci può fidare. Magari prendiamo un 580 Euro 3 che ha 2700 e prendiamo un 580 Euro 6, guardate qua, quasi 3000 Nm di coppia. E questo per dire che abbiamo detto, prendiamo un motore che diciamo ci possiamo fidare da confrontare con tutti gli altri. Il 500 Euro 6, dov'è? 500... Beh, facciamo 490 Euro 6, 2550.
2550, andiamo a prendere il Volvo che ha motori simili a Scania, un 500 o 490 che sia, 500, prendiamo questo, 2500. Insomma, 2500, andiamo a prendere magari, vabbè, lasciamo perdere un Renault che mi sembra che sia 480, quindi siamo sempre lì. 480, 2040. E già, adesso mi sono già dimenticato, 2150 mi pare. 4, 4,9, no, 4,10. Ah, si è bloccato tutto. No, ma perché mi deve crashare Eurotrack? Non posso neanche più selezionare un motore. Che mi deve crashare il gioco. Che cavolo. Quando crasha così mi fa girare le scatole in un modo. Seriamente, che ne farei anche a meno. Ragazzi, dato che questa puntata ve l'ho registrata assieme a quella di ieri e non avendo più tempo per adesso, vi chiedo per favore se... So che la lunghezza delle puntate di Farming magari è più corta e quindi questa dovrebbe essere... Eurotrack le faccio più o meno più lunghe, però se la finissi qua sarebbe perfetto. Per cui ragazzi, se mai domani nella 300esima mi rifarò. E cercherò di rifarmi per l'appunto. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.